Cari amici, ieri sera hanno incominciato a torturarmi con le alte tecnologie, come sono entrato dentro casa alle ore 20. Hanno incominciato con le torture a frequenze all'interno del cuore, all'interno dei polmoni, all'interno del cervello, all'interno dei centri nervosi degli occhi. In continuazione, addirittura ho staccato la corrente dei contatori generali e loro si sono riamplificati all'interno dei lampioni del circondariale del palazzo e mi sparavano le frequenze a pressione elettromagnetica e a frequenza microonde attraverso l'arma di energia diretta che doveva puntare il mio corpo. Allora io ho detto: staccate queste frequenze, se no chiamo le caserme e incomincio a dire che voi mi attaccate con le armi ad energie dirette, che mi leggete la mente con i satelliti spia in tecnologia transcranica in elettroencefalografo satellitare e che mi vedete dentro casa attraverso le frequenze a banda X che vede le mie scansioni sintetiche in scanner olografici in 3D. E loro ridevano e alzavano ancora più le frequenze e dicevano: fammi vedere come ti levi questi parametri che ti abbiamo messo sul corpo con tutti questi puntamenti che sparano all'interno di casa. Allora io gliel'ho detto una volta di levare queste frequenze, due volte di levare queste frequenze, non l'hanno voluto fare. Prendo il numero di telefono del Comando Generale della Difesa, via 20 settembre 11, mi attacco al telefono e parlo con una persona, un responsabile all'interno che stava al centralino, un responsabile. E gli spiego tutta la situazione, che qualcuno che opera con alte tecnologie e satelliti spia in trigonometria attraverso una tecnologia in elettroencefalografo transcranico stanno utilizzando questi sistemi su molte persone in Italia e che per la sicurezza nazionale italiana e per la sicurezza delle forze armate si intende esercito, marina e aeronautica, l'arma di carabinieri non la considero una quarta forza armata perché chi comandava le SS a quei tempi, il Gladio, la Stibiheim e la P2 ha fatto sì che l'arma di carabinieri doveva prendere il possesso a forza delle tecnologie militari delle forze armate italiane, perché l'arma di carabinieri aveva paura che poteva essere perseguitata dai veri servizi segreti nazionali italiani, dalla vera sicurezza nazionale, e quindi per creare una sorta di spionaggio occulto o a massoneria nera o spionaggio a banda armata sovversiva militare nera ha fatto sì di prendere il possesso di ogni punto e ogni posto strategico il quale si utilizzano tecnologie di controllo e di pedinamento e di spionaggio satellitare. Infatti, se vedete la storia dei servizi segreti italiani a partire dalle SS italiane, a partire dai servizi segreti italiani, a partire dal Gladio, a partire dalla CBIM, a partire dalla P2, tutti gli alti vertici, la storia li cita, sono tutti alti vertici dell'arma di carabinieri e tutti alti vertici dei servizi segreti sempre dell'arma di carabinieri. Voglio ricordare che il 10 febbraio del 2001 io sono stato fermato dai carabinieri e il 12 febbraio del 2001 io sono morto cerebralmente con un collegamento transcranico in frequenza catalizzazione diretta pineale che crea una ionizzazione a campo elettromagnetico all'interno dei miei centri nervosi del cervello, all'interno del mio cordone spinale che collega il cervello alla spina dorsale alla ghiandola pineale, e da lì non sono più riuscito a vivere una vita normale. Ieri sera, dopo che ho telefonato, hanno leggermente attenuato le frequenze e tutta la notte mi hanno torturato
questa mattina alle ore 6 hanno incominciato i lavaggi del cervello, torture, manipolazioni e gravi disturbi fisici e psicologici attraverso le armi ad energie dirette satellitari sparate dal satellite spia a nord, che fa capo ai sistemi di manipolazione cerebrale, ai sistemi di controllo della mente a distanza, che per me sta pilotando un colpo di stato neurale che viene manipolato proprio da questi alti vertici militari occulti della massoneria nera, delle SS, del presunto Gladio, del presunto SBM e della presunta P2, che per me è ancora reale e che opera ancora a tutti gli effetti. Ed è per questo che non vengono mai trovati latitanti, ed è per questo che non vengono mai trovati narcotrafficanti, ed è per questo che in Italia spariscono miliardi di euro e non si riesce a capire che fine fanno dopo questi controlli avanzati a tappeto su tecnologie transcraniche che operano attraverso tecnologie di pedinamento in tutto il territorio nazionale. Vuol dire che qualcuno all'interno di queste fazioni paraterroristiche militari opera per creare proprio depistazioni di indagini, sparizioni di intercettazioni, sparizioni di pedinamenti, avvisano persone latitanti, avvisano persone che devono essere fermate ed arrestate e le fanno andare via con i soldi dello Stato, con i soldi delle indagini e con i soldi delle operazioni che dovrebbero essere sventate in breve tempo dai reparti operativi, quelli onesti della polizia, i reparti operativi onesti dei carabinieri, i reparti operativi onesti della finanza. Un saluto a tutti, amici. Emiliano Babilonia. Questo è il primo video. Mo inizio i video ad oltranza. Mi avete torturato tutta la notte? Mi avete fatto i lavaggi del cervello tutta la notte? Mi avete ustionato il cuore che facevate vibrare la valvola mitralica tutta la notte? E questo è il primo video che ce lo ricordiamo. Benissimo, dal titolo si capisce bene. SS, Gladio, Stibiami e P2 uguale a presunti carabinieri che operano con le alte tecnologie, con i satelliti spia transcranici e con armi ad energie dirette che vengono attestati sulla popolazione italiana per un colpo di stato neurale a tutti gli effetti.